And now the end is near. La sesta edizione di Maguey Festival di Lercara Friddi, dedicata a Frank Sinatra, si conferma uno degli appuntamenti musicali, e non solo, più interessanti della Sicilia. La piccola cittadina sicana di Lercara Friddi ha un legame con l'artista internazionale, grazie al ritrovamento di alcuni documenti ufficiali, certificati di nascita e di battesimo, si è potuto accertare che il calzolaio Francesco e Rosa Saglimbene è emigrato oltreoceano nei primissimi anni del Novecento, oriundi di Lercara, erano i nonni di Frank Sinatra, informazione che è riportata anche sull'ultima biografia dell'artista pubblicata nel 2005. Too few to mention. I did what I had to do. Tra gli eventi gastronomici si è distinta la 25esima sagra della pantofola, mentre la consulta giovanile dell'Arcara Friddi ha dato vita ad Art Handy Music Fest, una tre giorni di musica, gastronomia, mostre, fotografie estemporanee, eccetera. Nell'ambito del salotto letterario organizzato dal Comitato di Biblioteca, la libreria Flaccovi ha presentato dei libri degli autori siciliani Santo Piazzese e Matteo Collura. La kermesse è stata organizzata dall'associazione Life Art Promotion con il contributo e la collaborazione dell'amministrazione comunale di Lercara Friddi e la consulta giovanile. Le serate musicali indimenticabili sono state deliziate dalle voci della giamaicana Sheldy Lou Miller e dalla palermitana Daria Biancardi, rivelazione del programma di Rai 2 The Voice. Il direttore artistico Gianfilippo Geraci e il coordinatore dell'evento Antonino Licata, per la partecipazione di pubblico e il risultato raggiunto, non possono sentirsi felicemente soddisfatti. I want to do a song now that B.B. King did a long time ago with Mr. Eric Clapton. Good evening. Biancarte, dopo The Voice, ma prima dove sei stata? Prima sono stata in Sicilia, in Germania, in giro per l'Europa e ho fatto un po' di cose. Io canto da tantissimo tempo e sono comunque siciliana, per cui ho cantato anche in giro nella mia terra, fino poi ad avere questa gioia e questo piacere di partecipare a The Voice con tutto quello che poi ne è derivato.
Che esperienza ti ha lasciato questa manifestazione? Giorgio, ma tu è stato veramente un successone. Combattevi, diciamo, la tua rivale era questa suora, tra l'altro quel regionale che aveva, potremmo dire, il divino a favore. Perché in caso contrario, cosa è rimasta? L'onore di aver lavorato con personaggi importantissimi del spettacolo italiano, con la Carrà, con Piero Pelù, che era il mio coach, quindi è rimasta, ho cantato con persone come Ricky Martin, è rimasta, insomma, l'esperienza di affiscarmi a artisti importanti che hanno grandi carriere alle spalle, e poi sicuramente anche la gioia di poter essere conosciuta adesso per l'Italia e anche un po' per dire del mondo, perché ho delle persone che mi seguono dal Sud America, dal Centro America, quindi questa è una grandissima cosa, e lo si deve assolutamente alla mediaticità della TV. Oggi siamo a Zarcara, siamo a My Way Festival, sì. Che devo dire che è stato un palcoscenico per tanti artisti che poi nel tempo sono diventati tutti famosi. Mi auguro speriamo che il futuro ti porti fortuna. Ma l'ultima cosa che vorrei chiederti è il futuro. Quale sarà? Il futuro vedremo, se ci sarà Sanremo, vedremo, se sicuramente ci sarà il disco inedito, quindi con tutte le canzoni scritte da me, riarrangiate insieme a Soul Caravan, la mia band, e poi vedremo cosa succederà. Io alla mia età e con la mia esperienza sono abituata a prendere una cosa alla volta, quindi passo passo, poi vediamo cosa ci riserva. Allora, ti auguriamo un mondo di bene. Grazie infinite e grazie al My Way Festival. Gianfilippo, vieni un attimo, sì, grazie Francesca, ciao.
già veniva da questo concorso The Voice, ma non di meno la di Lou Miller, che è stata una bluesman americana che ultimamente negli ultimi anni sta in Italia, che ha fatto il futuro di Magway Festival. Io vedo abbastanza, quando si organizzano le cose uno le deve vedere proprio nel futuro lontano, perché si organizzano certe volte molte cose, già guarda c'ho dei soldi, aspetta mi organizzo un festival, una cosa punta e basta. Noi ci vediamo solamente le cara freddy. Going back tomorrow to the place of my birth.